Ma quando arriva? Uffa. E io anche. Bussantò! No. È aperto! Eccomi qua! Non so mica missile, mamma mia, quanto ci hai messo per comprare tre cose? Moia! Come moia? Fammi tu che? Basta, moia. Ecco qua. Hai preso tutto? Tutto quello che serve. Sicuramente ci hai dimenticato qualcosa. Mi tiro via la giacca, senti che caldo che fa oggi. Una giornata bellissima. Tutto tu sai fare, sei sempre il solito. Sì, anche la giacca, certo. Ma come riero. Bene. Posso avere un bicchiere d'acqua per cortesia? Già si mangia tardi, guarda. Dai, che fa caldo, ti prego, dai, un bicchiere d'acqua. Bene. Torno dal Conad. Ho fatto un po' di spesetta. Eh sì, perché oggi sul nostro canale YouTube, Keto Web Italia. Oh, grazie, ecco l'acqua. Grazie. Buona! Ma ti dai una mossa, che è ora di cena ormai. Ah! Dicevo, perdonate la confusione, è un casino, tutti che hanno fame, tutti che non sono pazienti, un attimo per cortesia. Allora, dicevo, intanto benvenuti e ben ritornati sul nostro canale Keto Web Italia, io sono Antonio, ormai mi conoscete. Allora, si parlava, dicevo, che incominceremo oggi con i svuota la spesa. So che vi piacciono molto e sono anche utili, molto utili, per la nostra alimentazione chetogenica low carb. Anche se ogni tanto, troverete anche qualche prodotto che non è completamente low carb o chetogenico, perché magari in famiglia abbiamo qualcuno che non segue la nostra alimentazione. Dobbiamo accontentare anche loro. Bene? Ok, andiamo. Allora, stasera svuota la spesa è stata al Conad, ma poi in futuro, in seguito, andrò all'INS, al Todis, alla Coop, dove capiterà. Ecco, intanto adesso io voglio iniziare con questi due prodotti. Vedete? Ecco. Falafel, che sono delle polpettine di ceci, della Chioene, e contenuto di carboidrati 19 grammi per 100 grammi di prodotto. Ne sono 200, quindi possono andare bene per la nostra alimentazione. Bisogna stare attenti, ovviamente, cercare di modulare bene il tutto. E sono delle proteine vegetali, quindi vanno benissimo perché vanno a sostituire ogni tanto quelle animali. E niente, poi la piadina, questa piadina integrale, 25 grammi di carboidrati per 100 grammi di prodotto. Qui siamo a 300 grammi di prodotto, quindi anche qui stiamo attenti a modulare bene il tutto. E questa stasera, perché l'ho tirati fuori? Perché sarà la mia cena di stasera, la nostra cena di stasera. Ecco. Vi assicuro, siccome li ho già provati tante volte, vi assicuro che sono molto, molto, molto buoni. Allora, adesso vediamo un po' lo scontrino. Ecco, assistente, per cortesia, può dirmi i prezzi di questi due prodotti? Allora, la piadina, 1,69 euro. Della Brunomi. Poi, il falafel, 2,99 euro. Ecco, allora, appuntatevi queste cose. Brustel. Questi sono brustel affumicati della Recla. Sui brustel si potrebbe aprire un discorso che non finisce. Balla. Mai. Ma noi lo inizieremo questa sera. Allora, questi sono ottimi come prodotto.
io ne faccio un uso sporadico, non esageriamo mai. Sono praticamente pura carne suina all'85% e non è separata meccanicamente, quindi vuol dire che non è quella poltiglia, sa, comunque si tratta di un prodotto lavorato e conservato, quindi bisogna fare sempre attenzione a non abusarne. Ma questo è molto buono perché di carboidrati ne contiene lo 0,8 su 100 grammi. È ad alto contenuto di proteine, senza glutammato, che fa molto male, è quello che sta nei dadi confezionati, e senza glutine e lattosio. Quindi è un buonissimo prodotto. Cara, quanto costa questo? 2,15 euro. E vi passa la paura. Mangia del Brustel. Te lo puoi fare o sbollentato o sulla griglietta con un po' di senape. È buonissimo. Chissà, ci farò un pensierino questa sera, ma non lo so. Questo è un formaggio fresco e delicato, prealpi, ma un prodotto che credo che conoscete un po' tutti. Simile alla Philadelphia, spalmabile, molto fresco, come dicevo, leggero. Infatti ha 3,3 grammi di carboidrati sul prodotto di 100 grammi di prodotto. Ecco, questo è 100 grammi giusto, quindi possiamo tranquillamente usarlo. Anche qui, mi raccomando, sempre non esageriamo mai con il formaggio, ma questo è abbastanza vero, lo conoscete bene, quindi passiamo oltre. Assistente, il prezzo per cortesia del Quick della Prealpi? 99 centesimi. Così poco? Sì. Ah, vedi, oh. Bene, andiamo oltre. Cocco grattugiato. Magnatevo cocco bello! Ecco. Allora, farina di cocco è errato come modo di dire. In effetti questo è cocco grattugiato o rapé. Ecco, anche questo preso alla Conad, chiaramente. Ed è un prodotto eccezionale. Sul cocco faremo tantissimo, ne parleremo tantissimo, faremo tante ricette usando questo prodotto genuino e buono. Allora, questo è 250 grammi di prodotto e contiene appena il 7,4% di carboidrati per 100 grammi. Quindi è un prodotto sicuramente utilizzabile nella nostra alimentazione e poi, come vedete qui, è senza glutine. Bene? Ok. Quanto costa, assistente, questo meraviglioso prodottino? 1,59 euro. Ma non ho speso niente. Ok, il prezzo è giusto. Il prezzo è giusto. Passiamo alla farina di mandorle. Wow. Eccolo qua. Questo è un altro must have della alimentazione chetogenica. Must have. O devi tenere, o devi comprare, perché ti serve, capito? Un po' mancata entra la cucina del chetogenico, hai capito? Okay. Ecco. Allora, questo appunto, farina di mandorla, anche qui noi useremo questo prodotto in tantissime ricette, dolci, insalati, insomma, mezzo dolce e mezzo salato e mezzo dolce, il salato sopra, il dolce sopra, come che pare, ecco, comunque lo useremo tantissimo. 250 grammi, senza glutine, con appena il 3,9 grammi per 100 grammi di prodotto. Quanto costa? 3,79. Aiaiaia, questa è un po' costicchio. Spaghetti, aglio e pepe, ecco. Lo ricordate? Con questo ci abbiamo fatto le pizzette. Quelli che dicono, ma la pizza, la pizza, noi ci abbiamo fatto le pizzette, che erano pure buone. Allora, è un pane proteico, che vi ricordate, vi dissi che una volta aperto va conservato, chiuso, in frigo, perché altrimenti non si mantiene bene. Allora, è un pane che ha appena, vediamo un po', eccolo, 14 grammi di carboidrati per 100 grammi di prodotto. Sono 6 fette e vi assicuro che è molto molto buono. Io lo uso spessissimo, anche di mattina, per colazione. Mi piace tantissimo. Eccolo qua, gira. Ecco, Pema. Anche questo al Conad. Assistente, mi sa dire per cortesia quanto costa questo Pema? Ma sì, glielo dico, va. 3,28 euro.
Cioccolato al latte. Aia. Marca Zaini. Però bisogna stare un po' attenti. Chi non può fare a meno del cioccolato al latte? Io personalmente adoro il fondente. Io al latte. Lo so, è perciò te l'ho comprato. Grazie. No? Cioè, anzi, ve l'ho comprato. Grazie. Allora, bisogna stare attenti perché ci sono 45 grammi di carboidrati per 100 grammi di prodotto. Qui siamo a 75 grammi, quindi bisogna stare attenti, bisogna centellinare questo prodotto, ecco. Se proprio non se ne può fare a meno, no, dici? Ecco, allora stai attenta però, perché sì. Altrimenti poi andiamo tranquillo, fuori dai binari, si deraglia. Okay. Quanto costa? 1,45 euro. È abbordabilissimo, per farti male è abbordabilissimo. Ecco, va bene? Okay. Bene. Passiamo all'ultimo prodotto, al beveraggio, signore, che bisogna anche bere. Acqua essenziale, Boario. Aia, vedo già qualcuno di voi storcere il naso. Già. La conoscete? Mm-hmm. Qualcuno ne fa uso? Bene, per chi non la conosce, è un'acqua eccezionale, al di là del sapore che può avere, e aiuta molto l'intestino, ci aiuta ad andare in bagno, in poche parole. Ecco, sapete che con l'alimentazione chetogenica qualcuno a volte ha dei problemi del genere, quindi questa acqua aiuta tantissimo. Vi consiglio di berne 2 bicchieri a digiuno di mattina, e fa assolutamente benissimo. Ma di quest'acqua noi ne parleremo in modo specifico, ne faremo un video proprio dedicato a quest'acqua, perché merita veramente. Non trascuratela, fa molto bene al nostro organismo. Quanto costa? 0,75. Bene amici, io vi ringrazio per essere stati qui presenti ad ascoltarmi. Tanto pazienza. Va bene, comunque vi invito a ritornare sul nostro canale domenica, perché domenica, come sempre, ci sarà sempre qualcosa di buono. Domenica è sempre domenica. Se mangia un po' di tutti gli altri giorni. Quindi non mancate. Bene, detto questo, io riporto tutto al Conad. Scherzo. Ciao a tutti, un bacione, vi voglio bene! Sorpresa, ecco qua la mia cena. Vi ricordate? Ne avevamo parlato all'inizio del video. Quindi, piadina con falafel e pomodorini e una salsina di maionese, yogurt greco e un po' di spezie varie. Ma ne parleremo poi qualche volta. Io intanto la ripiego su se stessa e me la vado a pappare. Ciao!